Buonasera, a casa editrice Feltrinelli e Libri Feltrinelli, questa sera sono molto, molto fieri di presentare il nuovo romanzo di Sebastiano Nata, autore raro, raro nel senso che pubblica raramente, ma anche che offre una rarità di scrittura e di attenzione alle cose. Abbiamo stasera qui con noi Massimo Mucchetti che ci aiuterà a discutere del romanzo, del valore dei giorni. Massimo Mucchetti, vice direttore del Corriere della Sera, con un occhio da sempre alla finanza e quindi particolarmente uomo appropriato per una lettura di un romanzo dove il mondo delle multinazionali, il mondo della finanza è molto presente. Dico due parole velocissime sull'identità di questo romanzo, avendoci lavorato dall'interno. È un Valore dei giorni è un romanzo su delle distanze, distanza fisica, Roma, Porto San Giorgio nelle Marche, distanza ideale fra città, metropoli e provincia, fra Europa e Italia, fra macroeconomia e microeconomia, fra fratelli diversi, fra famiglia e non famiglia, fra anche esistenza e non esistenza. C'è anche una grossa riflessione su la possibilità di vivere in un certo modo, la possibilità anche di cancellarsi in un altro modo, in altri modi, non uno solo. E Sebastiano Nata ci racconta il tentativo di stare quantomeno dentro questa distanza, se non di superarla, comunque di conoscerla senz'altro. E di dare per l'appunto, come dice il titolo, un valore a questo recupero della distanza. Ma entriamo più in dettaglio e lascio decisamente la parola a Massimo Mucchetti. Grazie. Vi devo dire che mi sento abbastanza inadatto per presentare un romanzo. Ho passato la mia vita sui numeri, sulla apparente concretezza del fare, del produrre, del distribuire, del vendere, e ho letto anch'io la mia quantità di romanzi, ma in modo, come dire, non professionale, come forse come si dovrebbero leggere i romanzi. E pensando che la presentazione di un testo richieda una qualche forma di expertise, sulle prime, quando dalla Feltrinelli mi hanno fatto questa proposta, avevo un po' nicchiato, perché mi sentivo inadatto. Ma mi hanno incoraggiato dicendo: leggilo che vedrai che troverai un sacco di cose di quelle di cui tu ti sei occupato, insomma, anche un po', come dire, potresti trovare un amico che non conosci ma che conoscerai attraverso. E siccome spesso e volentieri nel mio lavoro mi sono trovato un po' solo, l'idea di trovare un amico mi aveva incuriosito, per cui ho letto il libro. E in effetti devo dire che mi è molto piaciuto. Potrei farvi un riassunto della trama come lo potrei fare io, ma secondo me non ha molto senso perché è un po', sarebbe come fare il riassunto della trama di un film di Ken Loach. Ha senso. È importante la sequenza degli avvenimenti, ma qui non è Dan Brown che ti racconta un sacco di cose, succede di tutto. Qui ci sono gli avvenimenti, un'anima che cambia del protagonista Marco Leoni nel confronto
abbastanza casuale in origine con il fratello Domenico e le persone, i comprimari, alcuni molto importanti come la compagna del fratello Teresa e meno, nella mia opinione, la moglie di Marco, Isabella, che è una giornalista e quindi, essendo una del mestiere come me, insomma, la pesiamo, sappiamo che non può fare molto di più che una parte di comprimario. E i viaggi nell'anima che cambia sono i viaggi più pericolosi e più affascinanti, perché non hanno il supporto dei fatti interessanti, ma diventano interessanti di per sé, e qui naturalmente c'è la qualità narrativa di narratore di Sebastiano Nata, la sua scrittura, che ho trovato asciutta, avvincente, capace di alternare il racconto dei fatti ordinari che si succedono nello spazio di 5 giorni, da una visita a al cimitero dove è sepolto il padre dei due protagonisti, diciamo così, al funerale di uno dei due. Nel cuore di un paesino delle Marche, in parte sconosciuto al protagonista Marco, e con poi dopo degli escursi, io non vi sto facendo un racconto, vi sto dando dei flash, perché poi dico bisogna leggerlo, per chi l'ha letto non è interessante perché lo sa già, e per chi lo deve leggere non gli voglio togliere il piacere, con degli escursus a Roma, poco importanti secondo me nel senso, nell'economia del racconto, e invece un escursus importantissimo a Waterloo, non so come si pronunci, dove l'autore colloca la sede della direzione europea di questa abbastanza misteriosa multinazionale, questa grande corporation, immagino di servizi finanziari, perché non è che ci dilunghiamo molto a dire che cosa fa, e questo è interessante perché la rende un'azienda con la A maiuscola, un archetipo dell'impresa in cui contano i meccanismi, conta come funziona, contano le logiche, poi potrebbe produrre servizi finanziari, assicurazioni, servizi bancari o forse anche scarpe, stringhe, dolci, alla fine cambia poco. Perché la finalità di questa impresa, e qui ho cominciato a sentire il frullare dell'amicizia, è il costruire valore per gli azionisti. Non è un'intrapresa che deve dare, oltre che da mangiare, anche gioia a chi vi opera, soddisfazione alla clientela, così perché si fa un servizio, ma l'obiettivo di guadagnare dei quattrini, il più possibile, spremendo, facendo con una grandissima focalizzazione delle persone che ci lavorano attorno a questo obiettivo, che diventa l'obiettivo con la O maiuscola della vita di questa persona. E qui, attraverso un romanzo, Nata entra nel cuore del meccanismo che ha determinato, per come lo vedo io, la grande crisi finanziaria e poi la grande recessione di questi ultimi 2 o 3 anni. Cioè l'adozione del modello anglosassone, americaneggiante. Qui capite, questo libro io lo consiglierei alla Bocconi, perché in parte ha qualche trattato di economia industriale, qualche manuale di gestione aziendale. Libri come questo andrebbero letti da parte dei ragazzi per acquisire i rudimenti tecnici di un mestiere che, come dire, ha la sua artigianalità, che va posseduta, ma nello stesso tempo conservare la distanza che non li renderà mai ottimi manager per quel tipo di aziende qui, perché se leggono questi libri gli resta poi il seme del dubbio, il tarlo di un pensiero personale,
che non li rende totalmente disponibili alle strategie aziendali, che vuol dire alla vita decisa da un altro o da altri, e non alla vita decisa da te, non alla vita decisa magari assieme alle persone che ami o con i tuoi amici, decisa in un altro da sé. Ai tempi si parlava di, quando ero ragazzo, fine anni 60, primi anni 70, era di moda parlare di alienazione per queste cose. Adesso sarebbero discorsi pazzeschi, non vanno, però penso che stiano un po' tornando. Cioè, questo è un libro sulla alienazione del manager, ma che non è assolutamente trattato in modo, come dire, non c'è il peccato del cedimento al saggio. Cioè, è proprio una storia. Cioè, questa è la forza di questo libro. Cioè, alla fine ti avvince come se fosse, tra virgolette, un giallo, perché c'è la scoperta di un delitto che la vita, l'accettazione acritica della vita imposta dagli altri, aveva consumato nell'anima del protagonista. Io l'ho visto così. Poi dopo, siccome i libri ben riusciti sono parenti delle opere d'arte, come tutte le opere d'arte, vivono attraverso quattro occhi, i due occhi dell'artista che li ha fatti e i due occhi del visitatore del museo, di colui che guarda o che legge. Quindi, che dire ancora? Io ho trovato molto, così, mi ha fatto venire in mente, anche me lo sono portato perché ne ho riletto alcune pagine questa mattina prima di venire, un vecchio libro che avevo letto nella mia, un po' di anni fa, 20 anni fa, che è Le mosche del capitale, uno degli ultimi romanzi di Paolo Volponi, che anche lui, come Nata, era un manager. Però io non so le opzioni politiche del mio nuovo amico, non mi interessano molto, ma poi gliele chiedo perché poi dopo la curiosità è terribile, vorrei sapere se è berlusconiano. Ma Volponi era un'altra cosa, infatti il titolo, anche i titoli parlano. Volponi usa la parola capitale, quindi fa un romanzo che è barocco nella scrittura, ancorché piena dei tentativi ancora avanguardistici della sua gioventù, della sua prima maturità letteraria, mentre il linguaggio di Nata è molto più piano, molto più risolto. Se la cosa non suonasse come un'offesa, lo direi più vicino alla mia manualità artigianale di giornalista, mentre il linguaggio di Volponi è un linguaggio delle volte piuttosto difficile da seguire, meno piacevole, ancorché un grande linguaggio. Ecco, Volponi faceva un affresco di un sistema. L'attacco di quel libro era, perché la bellezza dei libri ben riusciti, che ti fanno venire voglia di leggerne gli altri, di tornare, cioè è un vagare nella biblioteca della mente, è un attacco dove il protagonista, che ha un nome strano, si chiama Bruto di nome, quindi c'è tutta una ricerca, tutti i protagonisti suoi sono tutti con i nomi strani, invece quelli di Nata sono i nomi di tutti i giorni, sono scelte stilistiche diverse, e guarda la città che dorme, e lì insomma è una cosa importante, imperiale, è una specie di Giulio Cesare che guarda quello che potrebbe essere il suo impero nelle Gallie, no? Di questa città industriale, e invece qui no, è davanti alla tomba del padre, cioè una cosa intima, però alla fine tutti e due arrivano allo stesso punto ad analizzare come un uomo finisce con il cedere a un sistema che lo fa diventare un po' meno uomo, un po' meno attento alla vita delle altre persone, a non costruire una propria scala di valori. Il protagonista trova noiosissimo il fratello, si rompe le scatole all'inizio.
e non la mamma, va bene, insomma, la mamma gli era quasi possibile perché era un avvocato molto preso dal suo lavoro, che e lui quasi perdona la mamma di averlo trascurato, mentre il papà e il fratello ai suoi occhi erano così degli originali, delle persone insomma discutibili, perché non avevano avuto successo economico nella vita. Vi dirò un'altra cosa. Quando mi hanno proposto di leggere questo libro, io stavo leggendo i miei soliti saggi noiosissimi di economia, noiosissimi perché mi divertono anche, perché anch'io ho le mie deviazioni, no? E dico, caspita, devo piantare lì una cosa che mi stavo leggendo per leggere un romanzo che non mi è utile immediatamente. E poi ho pensato che se un giornalista ragionasse così, dovrebbe scrivere che i derivati sono una grande invenzione finanziaria, che il presidente di Mediobanca va bene per le generali, che passando dalle cose grandi, pettegolezzi, che non è vero che Giuliano Tavaroli spiava per i suoi padroni, ma lo faceva così perché gli era venuto, cioè se tu stai dentro i confini di ciò che ti viene detto, alla fine rinunci a fare bene il tuo stesso lavoro. Perché i confini bisogna romperli, ho detto, vabbè, rompiamoli, piantiamoli di leggere il saggio utile e leggiamo il libro inutile. E la lettura del libro inutile mi ha molto confortato, è stato un tonico per continuare a fare il mio lavoro in modo poco utile. A questo punto però io ho anche una curiosità, che forse avrete anche voi, di conoscere di più l'uomo Sebastiano Nata, perché così mi sono trovato un amico di cui avevo soltanto due informazioni, che è nato a Roma, ma dove vive oggi, e che è nato nel 1955, quindi non è più di primo pelo, ma ancora, siccome adesso si va in pensione tardi, un sacco di tempo davanti a sé. Prima qui mi ha detto che lavora come manager in una multinazionale, e allora gli vorrei chiedere dove vive adesso, se ha anche lui il suo porto San Giorgio, che è il paese del fratello del protagonista, dove avviene il ritrovamento di se stesso da parte del protagonista, e se è possibile, nella sua esperienza, a questo punto sono curioso della persona, quel riscatto umano e professionale che Marco Leoni, il protagonista, alla fine si ritrova, perché questo ha un'altra caratteristica, che è un libro a lieto fine. Attraverso un funerale diventa un libro a lieto fine, con un sentimento forte, un pensiero positivo, che mi ricorda, per esempio, la grande filmografia americana, dove, penso ai film del New Deal, eccetera, c'erano i buoni, forti, che facevano la loro battaglia, non c'erano tutti i mal di pancia di noi europei che per fare una cosa artistica dobbiamo fare per forza una cosa che finisce male, dove vincono i cattivi, deve essere una roba triste, un po' sfortunata. Cioè, invece questo qui, dalle prove della vita, ne esce a suo modo vincitore. Sebastiano, raccontaci un po' di te. Ma ce la fai a fare il manager ancora? Diciamo dove sono nato e dove vivo, perché l'informazione è tra l'altro sbagliata, perché non sono nato a Roma, sono nato in un paesino delle Marche, Sant'Elpidio a Mare, però nel primo libro, non so perché, è venuto fuori così nelle prove che ero nato a Roma, ho detto veramente non sono nato a Roma, hanno detto vabbè che te importa, lasciamo Roma. È meglio, sì. Come dicevo, non voglio mai dire che sono nato a Brescia, è un po' da spiegare. Esatto.
dove vivo? Io che appunto oltre ad avere la passione di scrivere svolgo un lavoro in una multinazionale, passo il weekend a Roma, ma vivo fuori d'Italia perché tra le tante trasformazioni che la mia azienda ha avuto c'è stata anche quella ultima e a me mi hanno assegnato una zona dell'Europa da così coordinare dove non c'è l'Italia, quindi io per lavoro non sto mai in Italia e tutte le vicende raccontate sono inventate, nel libro non c'è nulla di vero, ma i luoghi sono veri, cioè è vero che l'azienda per la quale lavoro ha la sua sede europea a Waterloo. Poi se mi permetti ti volevo diamoci del tuo, anche se non ci conosciamo, perché hai detto che diciamo, hai trovato un nuovo amico. Io ne ho trovato un amico grandissimo, perché dopo le cose che hai detto sul mio libro ovviamente non ti libererai di me. E sul titolo io ero indeciso tra due titoli, Il valore dei giorni e un altro titolo che era Il bene capitale, perché volevo diciamo giocare su questa ambiguità tra bene capitale e il bene capitale, qual è il bene capitale. Però essendo anche un uomo di marketing ho fatto da solo una piccola ricerca di mercato e sono andato davanti a tre librerie romane. Ero un po' dispiaciuto di poterlo fare solo a Roma, mi sarebbe piaciuto farlo anche a Milano, però ho detto tanto più o meno i lettori di Roma saranno uguali a quelli di diciamo delle altre città, e il bene capitale, che quindi avrebbe un po' anche richiamato il libro, il titolo del libro di Volponi, è piaciuto a pochissimi e per delle ragioni che io non avrei mai sospettato. La prima è che capitale la parola capitale respinge moltissimo perché è collegata all'economia e per molte persone l'economia non è qualcosa di positivo ma qualcosa diciamo di poco chiaro, non voglio dire di sporco, ma comunque non attira. E poi addirittura alcune persone hanno fatto questa associazione tra capitale e pena capitale, una cosa a cui io non avrei mai pensato. E dunque, visto che più dell'80% preferiva il valore dei giorni, sono riuscito a convincere Alberto ad utilizzare questo titolo. Poi tu mi hai chiesto, è possibile a livello umano e professionale avere un riscatto? Io credo che questa, penso di sì, credo che ciascuno di noi, ovviamente tutte le persone che operano in qualsiasi azienda, hanno questa sfida davanti a sé. E penso che sia possibile cercare di vivere anche all'interno dei vincoli imposti dalle aziende che sono, come tu hai detto, focalizzate sulla creazione di valore per gli azionisti, sulla massimizzazione del profitto. Credo che sia possibile, diciamo, limitare questa dispersione di umanità che spesso c'è nelle aziende, perché se si cade in questi meccanismi dove conta solo appunto il valore economico, è evidente che altri valori vengono penalizzati, messi sempre in secondo piano e spesso anche penalizzati. E nelle vicende narrate c'è questa, diciamo, questo incontro, questa riunione in cui di fronte alla scelta di dover diminuire le spese si dice vabbè, diminuiamo il marketing o mandiamo via delle persone. Io questo libro l'ho scritto prima della crisi economica, quindi diciamo non avevo vissuto come manager le esperienze che ho vissuto poco. Infatti poi diciamo questa scelta nel libro non viene fatta, rimane così qualcosa di sospeso. Però ecco, io sono convinto, e qui parlo a livello personale, non come autore, che oggi non ci sono alternative al capitalismo, anche se io non sono assolutamente un sostenitore di Berlusconi, anzi. Però non essendoci alternative concrete, penso che quello che bisogna cercare di fare è, se possibile, so che è difficile, ma mettere dei vincoli al potere delle aziende e far sì che la massimizzazione del profitto abbia dei contropesi e che quindi conti, ma che il profitto sia
diciamo, non un fine ultimo e assoluto, ma una delle varie cose che, diciamo, le aziende devono fare. In passato c'è stato così, non so, le aziende, anche per citare Adriano Olivetti, venivano viste sì come dei meccanismi che creavano del bene alle aziende stesse, ma anche dei mezzi che potevano fare del bene alle persone che lavoravano nelle aziende o anche alle città dove le aziende erano localizzate. Ma adesso nell'economia globale tutto questo è ovviamente più complesso. Questo intervento di Nata mi offre il destro per fargli un'ulteriore domanda, una stupidaggine, ma la faccio alla fine, e prima di fare una considerazione. Nata ci ha detto molto lealmente e molto lucidamente: oggi non esiste un'alternativa al capitalismo, e infatti il protagonista sta tutto dentro il sistema. Non è un protagonista semi che sogna, diciamo, la democrazia industriale, le cose utopistiche di Bruto, Saracini di delle mostre del capitale, perché allora era ancora viva nell'autore di quel libro l'esperienza di Adriano Olivetti. Non a caso è dedicato ad Adriano. L'esperienza di Olivetti è stata un'esperienza molto importante per l'industria e la cultura italiana, fa parte oramai della storia, ma spesso e volentieri nella mitologia che se ne è fatto in positivo o nelle critiche pseudociniche che sono state fatte in negativo, si dimentica la sostanza. La sostanza dell'Olivetti è che per 30 anni, 40 anni, l'epoca del Camillo, papà di Adriano e di Adriano, fino al 60, la Olivetti ha un primato tecnologico mondiale. Cioè, non è un'azienda come la Fiat, non era un'azienda che faceva le automobili che più o meno facevano tutti gli altri. La Olivetti faceva, è vero, le macchine da scrivere, ma faceva i calcolatori, faceva una serie di cose che avevano un vantaggio competitivo enorme, che dava all'azienda una ricchezza particolare. Nelle mani di persone, diciamo così, dal cuore grande, come erano sia Camillo che Adriano, poi questa ricchezza veniva impiegata anche per, in modo cospicuo, per migliorare la vita delle persone che lavoravano, la vita delle comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Era quasi diventata una corte rinascimentale con alcuni dei migliori intellettuali italiani, eccetera. Qui c'è un passaggio proprio attorno al litigio, che è uno dei punti clou del libro, fra il protagonista Marco Leoni e un suo collega, tale Richard, che propone lacrime e sangue nell'azienda, no? Licenziare quasi con un godimento, perché uno può anche licenziare, ma almeno lo facesse dopo non averci dormito qualche notte, non dopo essere tornato come alcuni nostri top tutto bello abbronzato dalle vacanze al mare, cioè come prima cosa stirchiandosi, no? Primo di settembre ne faccio fuori 20.000, ecco, o anche 2.000. Era vissuto in un altro modo. Ma al di là di questo, uno degli interrogativi è: l'azienda crea ricchezza, come dire, tra virgolette, sfruttando nel modo più razionale e quindi anche un po' cinico, anche un po' cattivo, tutti gli elementi della produzione, il principale del quale è il lavoro, e poi magari utilizza questa ricchezza per fare delle opere buone. Lì si cita Bill Gates. Cioè, ma perché la Microsoft non è buona in sé? Cioè, ci può essere un ottimo uso della ricchezza fatta, un uso non solo ottimo, ma altruista, solidarista, generoso della ricchezza prodotta dalla Microsoft, ma la Microsoft come azienda in quanto tale
resta un'azienda più o meno come le altre. Ora, è vero o non è vero questo, però insomma, se non vale per la Mango, vale per tante altre aziende questo concetto. È possibile pensare e praticare un'azienda che cerca di essere strutturalmente, diciamo così, tra virgolette, buona? Questo qui è l'interrogativo che c'è e che si rimanda a un altro interrogativo che il libro pone attraverso la storia delle persone e invece una lettura dei giornali, la lettura delle cronache di questa crisi ti portano alla mente come materia di riflessione il fine di un'impresa, che è una l'impresa sociologicamente parlando è una comunità di persone gerarchicamente organizzata in modo che può variare e che ha, persegue delle finalità, diciamo, produttive di beni o di servizi. Ora, questa comunità così, diciamo così, genericamente organizzata, quale fine persegue? All'inizio del Novecento, in Germania, Rathenau, tutta quella gente lì, pensava, diceva, una compagnia di navigazione che fa correre i propri battelli sul fiume Reno ha come finalità quella di collegare le città rivierasche. Questo è il fine. Ma perché ci fosse questo fine, bisognava avere magari come proprietà una persona o una famiglia, un soggetto che avesse un qualche rapporto con l'impresa e il territorio circostante. Se invece la compagnia di navigazione del Reno non ha più un armatore, ma un fondo di private equity come proprietario, o è una public company con le azioni sparpagliate ai quattro angoli del pianeta, che tipo di rapporto può avere con il mondo che la circonda? Qui non si tratta, badate bene, di essere capitalisti o anticapitalisti. Possiamo stare tranquillamente all'interno dell'economia di mercato, ma cambia tantissimo il modo di come viene vissuta un'azienda. E qui vorrei, diciamo così, proporre un'ulteriore riflessione, ed è questa. Le imprese italiane, per esempio, sono in grande parte imprese piccole e medie, imprese padronali. Noi abbiamo sempre pensato che questo fosse un difetto. Io, diventando vecchio, siccome penso di aver commesso un sacco di sbagli, penso che anche aver pensato questa cosa sia per metà uno sbaglio. Perché se le attività umane non vengono rese astratte, anche l'attività di essere proprietario non diventa una funzione astratta, ma diventa una funzione esercitata da persone, questo può avere delle controindicazioni in termini di grande sviluppo, un sacco di cose che ci raccontano gli economisti di scuola anglosassone, ma nello stesso tempo, per esempio, ti garantisce un rapporto col territorio che altre formule non danno. Ti garantisce un rapporto con le persone, ti garantisce, per esempio, ed è una cosa che nel libro c'è, la continuità dell'impresa. Perché quando muore Domenico lascia un negozio che stava ristrutturando, insomma un'impresa a metà, non era una grande impresa, tutto sommato la potevano anche chiudere e finita lì. E invece Marco fa un investimento di tempo, di attenzione e anche di qualche soldo perché l'impresa di suo fratello proseguisse. È un ragionamento economico questo? Credo proprio di no. Però se la cosa funziona, ha comunque costruito un'impresa. Ecco, cioè nelle storie delle persone, il bello di questo libro è che raccontando delle storie minime di persone, per esempio in questo caso pone il tema se il valore della durata dell'impresa abbia ancora corso ai giorni nostri o sia un valore obsoleto. La sua risposta evidentemente è che ha corso, ma non è una cosa banale. Voi avrete, se sentite tanti economisti, vi faranno una testa grande così dicendo che gli Stati Uniti sono meglio di noi perché le prime 50 società della classifica di Fortune, no? 20 anni fa erano, ce ne sono rimaste 3 che erano quelli 20 anni fa, cambia sempre tutto.
E la mia domanda è, ma se cambiamo lo stesso senza bisogno di cambiare sempre tutto, è per forza un male? Waterloo. È vero che c'è il fatto di Waterloo che avrebbe la sede lì, però a me da lettore che non lo so, mi è sembrata una location ricca di sottintesi. Waterloo è il luogo dell'ultima battaglia di Napoleone, vista da qui, ma è anche il luogo della vittoria della Restaurazione, vista da là. E poi noi sappiamo che la Restaurazione in realtà non ha propriamente restaurato. Ecco, è un caso o... Sì, è un caso, è un caso. Non c'erano, diciamo, intenti evocativi, ecco. Alberto, però tu vuoi... evocano. Però evocano, sì. No, non ho nulla da dire, se no la cosa migliore da aggiungere a quanto sta dicendo Buchetti, e prima magari di andare a fondo anche con l'autore sui temi di questo romanzo, mi limito a leggere due pagine in cui escono i due protagonisti, i due fratelli. Marco è andato a trovare per l'appunto Domenico e si stanno salutando. E questo episodio del saluto procede così. Spero davvero che tornerai presto. A ottobre, per esempio, una meraviglia, i colori del mare e del cielo sono più tenui e la campagna è un tappeto di rossi, marroni, gialli, ocra. Prenditi una settimana di ferie, stai a casa mia. Vieni da solo, con Isabella, con chi ti pare, ti riposi, facciamo delle passeggiate per i vicoli di Torre di Palme di Moresco, ci sediamo sulle panchine di qualche piazzetta affacciata sull'Adriatico, usciamo in barca. Non ridere, basta che tu ci riprenda la mano, potremmo persino iscriverci a delle regate. Se ti alleni a timonare col vento forte, con uno scirocco, così potremmo essere una coppia che da filo da torcere apparecchi e equipaggi. Stai sicuro che col mio peso al trapezio la barca la tengo dritta. È per questo che devi tornarci presto a San Giorgio. Lo sai, dopo il matrimonio la pianto con il fumo e comincio una dieta ferrea. Diventerò un fuscello che sotto raffica non riuscirà più a bilanciare bene un 4.70. Domenico gli si mise di fronte, sbarrandogli la strada. Si fissarono negli occhi, lui con un'aria interrogativa, suo fratello con un sorriso bonario. «Sono contento che tu sia qui», disse. «Volevo farti vedere com'è adesso la mia vita, com'è semplice e tuttavia com'è serena. Volevo condividere il mio desiderio di sposare Teresa, volevo che noi due bordeggiassimo in mezzo a quel mare che guardo tutti i giorni, volevo mostrarti il negozio che stiamo ristrutturando, offrirti una cena nel mio ristorante preferito, volevo portarti al cimitero da papà, volevo stare un po' insieme a te». Domenico tacque, fece un passo in avanti, lo abbracciò e lo baciò su una guancia. Lui rimase interdetto, lì per lì non si mosse. Poi, cedendo a un impulso tardivo, strinse il fratello tra le braccia. Sentiva il suo corpo robusto, le sue spalle enormi, lo stomaco gonfio. Su uno zigomo di Domenico gli parve anche di avvertire un che di umido. Attribuì quella commozione, oltre che al solito eccessivo sentimentalismo, al fatto che probabilmente era un tantino brillo. Salito nella Saab, aveva acceso i fari e messo in moto, manovrava con cautela per venire fuori dal posteggio senza urtare le auto che stavano davanti e dietro molto vicino alla sua. Domenico era immobile, sul marciapiede, lo osservava fumando. Finalmente riuscì a liberarsi, girò intorno alla piazzetta, sporse una mano dal finestrino e salutò il fratello. Dallo specchietto retrovisore, per una frazione di secondo, vide Domenico rispondere al saluto. Il braccio teso, il busto possente chinato verso di lui, come se volesse toccarlo un'ultima volta. Poi non lo vide più. Si sentì di colpo meno stanco. Anche il mal di testa gli era passato. Aveva chiuso i finestrini, allacciato la cintura, scelto alla radio un canale di canzoni rock e regolato l'aria condizionata sui 24 gradi, la sua temperatura ideale.
Fra poco avrebbe raggiunto il casello e se non c'erano i topi, in poco più di 2 ore sarebbe stato a Roma. Pregustava la doccia, la possibilità di togliersi dalla pelle ogni residuo di salsedine, ogni granello di sabbia e di infilarsi a letto per dormire come un sasso. Si fermò a un semaforo che era scattato a rosso proprio mentre si accingeva ad attraversare l'incrocio. Malgrado la musica, riconobbe il rumore del Blackberry che vibrava nel vano portaoggetti dove l'aveva lasciato dal primo pomeriggio. Si chiede perché mai avesse preso il Blackberry con sé, pur sapendo che la domenica lo usava assai di rado. Forse era il senso di sicurezza che l'averlo sempre vicino gli trasmetteva, la possibilità di esercitare un controllo su urgenze impreviste. Digitò la password. L'email era di Alain de Brouwer. Non ne fu sorpreso. Alain lavorava spesso nei giorni festivi, anche a quell'ora della notte. Scriveva che confermava la riunione collegiale sul budget di martedì 9 settembre la mattina, che nel pomeriggio voleva avere un meeting da solo con lui per discutere un paio di ipotesi su nuovi incarichi che desiderava affidargli. Questa richiesta di un incontro a due lo inquietò. In ogni modo rispose immediatamente, dichiarandosi felice di incontrarlo. Voleva dimostrargli che pure lui era sempre al posto di combattimento, in perenne contatto online, persino di domenica, persino nel cuore della notte. Allora, in due pagine ci sono i due mondi. Nel senso che la carica umana di Domenico, la sua fisicità soprattutto, viene incisa proprio nell'aria, ma basta uno scatto, basta accelerare sulla Saab e ciò che diventa veramente familiare è il vibrare del Blackberry, è la chiamata, è il rapporto col capo. Una delle cose più inquietanti di questo romanzo, sono sicuro che anche Mucchetti l'ha notato, è il rapporto di Marco con il capo, che lo fa sudare. Poi dopo tocca a te, superare le nostre le mie modeste chiacchiere, le sue più astute. Anch'io vorrei leggere un pezzettino che mi ha molto, insomma, sono tanti passaggi notevoli del libro, ma questo è il passaggio quando Domenico è morto e si incontrano con la mamma, e non avevo, come dicevo prima, un buon rapporto con la mamma perché la mamma li aveva un po' trascurati. La mamma gli cominciano a parlare, dice un po' di cose e a un certo punto la mamma disse: in quel momento e per la prima volta da che aveva iniziato a raccontare, sua madre gli aveva rivolto lo sguardo. Quindi non è che si guardavano, c'è un rapporto difficile di poca comunicazione, come tante volte accade nella vita delle persone. Aveva gli occhi che le brillavano, un po' sognanti. Dice la mamma: mi è passata una sera in cui mi lamentavo di te con tuo fratello. Dicevo che eri un grande egoista. Per carità, bravo sul lavoro, ma concentrato solo sugli affari tuoi. E Domenico, che con me scherzava sempre, che per sdrammatizzare mi prendeva in giro se mi lagnavo troppo, quel giorno è rimasto serio, ha sentito le mie lamentele, mi ha lasciato sfogare, poi ha iniziato a difenderti, con tale passione che alla fine mi ha convinto. Quasi ho avuto vergogna di essermi arrabbiata con te. Quando Domenico ci si metteva, era impossibile resistergli. E guai a chi gli toccava il fratellino, lo sai, no? Aveva un debole per te. Era buono con tante persone, non con tutti. Poteva essere molto aggressivo, specie se pensava che qualcuno volesse fare del male ai suoi cari. Negli ultimi tempi c'erano Teresa e quei bambini. La mamma fa riferimento alla compagna, ma in modo molto pieno di pudore. Quasi ne parlavano poco fra loro di questo amore di Domenico. Dunque Domenico si era confidato, pensa, riflette fra sé e sé il protagonista Marco, il fratello. O forse sua madre aveva intuito, vedendo Teresa,
in casa, aveva sempre avuto una specie di sesto senso, peccato che non riuscisse a riconoscere i propri limiti. Non era anche lei un egoista, lei che aveva badato più alla carriera che ai figli? Ma adesso era solo una povera vecchia piegata dalla sofferenza. Lui non aveva il diritto di esprimere giudizi, ciò che gli importava ora, mentre si trascinava di malavoglia sotto il sole in cerca della chiesa di San Giorgio, erano unicamente quelle parole di sua madre: guai a chi gli toccava il fratellino, aveva un debole per te. Questo incontro per me è stato molto bello leggerlo, perché c'è il ribaltamento dei ruoli. Il personaggio che svolge la funzione protettiva è quello che non ha avuto successo nella vita, è quello che ha bisogno che Marco, il fratello minore, si intesti il negozio perché lui era fallito prima, cioè un po' lo finanzi, lo aiuti. Quindi chi nella pratica è il soggetto forte è il fratello minore, che ha avuto successo sul lavoro, e invece il fratello è il soggetto debole. Nel rapporto con la madre, il soggetto forte è il fratello, che discute con la madre del fratello minore che ha successo, e nel rapporto a tre, alla fine l'elemento dominante è questo Domenico, che visto con l'ottica del manager sarebbe stato un semifallito. Ecco, io l'ho trovato molto vero, perché nella mia personale esperienza ho incrociato un sacco di casi, no, che di vita vissuta, che poi alla fine le persone sono così. Molto spesso chi ha grandi risultati sul lavoro poi lo vai a vedere da un'altra parte e paga dei prezzi su cui alla fine, quando uno si trova a fare i ragionamenti davanti a un caro che viene meno, che sono i momenti in cui, insomma, è banale dirlo, ma insomma si fanno un po' di bilanci, magari uno si domanda se non ha sbagliato radicalmente i pesi e le misure della propria vita. Va bene, io innanzitutto diciamo concluderei magari con poche parole e ringrazio Massimo Mucchetti, che pur non essendo, diciamo, lui non si è definito un esperto di romanzi, però secondo me ha saputo cogliere quello che io ho cercato di esprimere in questo libro, e devo dire ha espresso dei concetti che forse a me stesso non erano così chiari. Cioè, io penso che tu hai trovato il libro più ricco di quanto io stesso lo credessi, e dunque questa è una cosa... No, è vero, mi sembra una cosa... Poi anche Alberto, che ha letto così bene. Che cosa aggiungere? Io voglio raccontare solo un'esperienza personale che forse è collegata, diciamo, a questo libro. Quando io, che pure ho una vita professionale molto interessante, anche ricca, eccetera, mi sono concentrato solo su questo, e ho rincorso, perché poi uno non si accontenta mai di quello che ottiene se si entra in queste dinamiche di, diciamo, di potere, di successo personale, ho avuto una... diciamo una come una disidratazione emotiva e anche umana, e quindi ho iniziato a stare diciamo male. Questo è successo mentre così io finivo di scrivere questo libro, però penso col senno di poi che alcuni di questi così rimescolamenti interni che ci sono del libro siano proprio dovuti a questo tentativo che poi ognuno di noi ha di essere più ricchi dal punto di vista umano da una parte, e continuare a fare il proprio lavoro in ambienti che non sempre favoriscono, diciamo, questo nutrimento interiore. Io non avrei nient'altro da aggiungere, non so se Alberto... Ma... una domanda la vorrei fare e poi chiudiamo,
perché non è tanto la tua inclinazione o non è tanto solo la tua inclinazione o adesione politica, ma un altro aspetto che in realtà è presente in questo romanzo. A un certo momento compare un libro molto significativo, che sono gli esercizi spirituali di Loyola. Non lo dico io, come entra questo libro in questo universo, come colloquia con Marco soprattutto? Diciamo, il libro è solo una presenza, Marco ne legge alcune parti, nemmeno le capisce bene, gli sembra un libro astruso, cioè e lo trova a casa del fratello, che tra l'altro di Domenico, Marco sapeva che Domenico non era un credente, però in qualche modo pensa, chissà come è capitato questo libro, poi lo rivede a casa del prete, a casa del prete, amico di Domenico, e poi alla fine decide di, dopo che Domenico è morto, tanto ormai la trama l'abbiamo rivelata, decide di portarselo con sé a Roma. E è un libro che ovviamente io ho letto, che mi ha molto colpito, perché mi sembra un libro che difenda valori opposti, che non necessariamente sono totalmente inconciliabili a quelli che sono così i valori economici. Ignazio da Loyola parla così dell'importanza di essere distaccati da tutte le cose per avvicinarsi ovviamente all'amore del Signore. Ma c'è anche un altro motivo per cui viene fuori così questo libro di Ignazio da Loyola, perché un ex gesuita ha scritto un libro di management che a me a suo tempo ha molto colpito, che si chiama Heroic Leadership, e che è basato, e che io mi sono, illuso, preso dall'entusiasmo di poter trasferire integralmente nella mia vita quotidiana di dirigente d'azienda. E in questo libro l'autore, che era appunto un ex gesuita, che poi è diventato un alto dirigente di una banca d'affari, lui dice che è possibile trasferire nella leadership aziendale quelli che erano i principi dei gesuiti, che secondo lui erano la consapevolezza di sé, l'imprenditorialità, quindi lo spirito di iniziativa, l'amore e l'eroismo. Erano questi quattro. Io ho anche cercato di trasferirli, come alcuni dei miei colleghi sanno, nella vita. Ho un po', abbassato di grado gli ultimi due. Al posto dell'amore ho messo così prendersi cura dei propri colleghi, e al posto dell'eroismo ho messo il coraggio, però ho anche visto che non è sempre facile, però insomma è forse qualcosa che si può anche tentare di fare. Grazie, allora ringraziamo per questa domanda, grazie a tutti, buonasera.